Buongiorno a tutti. Allora, io ho poche parole su quello che è il percorso istituzionale di attuazione della strategia marina. Per lasciare poi la parola al Ministero dell'Ambiente, quindi alla dottoressa Di Girolamo, per invece parlare in modo più approfondito dei programmi di monitoraggio. La strategia marina, se riesco, eccola qua. Riferimenti normativi, due parole molto veloci. La direttiva è la 56 del 2008 e viene recepita dallo Stato italiano con il decreto legislativo 190 del 2010. Poi cosa dice questo decreto? Intanto i principi e le finalità. Istituisce un quadro diretto ad elaborare strategie per l'ambiente marino e per l'adozione di misure che sono necessarie a conseguire, laddove ovviamente non c'è, o a mantenere, se fosse già presente, un buono stato ambientale entro il 2020, quindi ad una data molto ravvicinata. Deve garantire un uso sostenibile delle risorse dell'ambiente marino e inoltre deve contribuire alla coerenza tra le diverse politiche settoriali, ma non solo, anche di tutti gli accordi, delle misure legislative, di eventuali strumenti di conoscenza e di monitoraggio che siano già presenti, nonché di tutti gli altri strumenti della pianificazione e della programmazione, che hanno un impatto ovviamente che interessano l'ambiente marino. Quindi mira fondamentalmente a garantire un'integrazione di tutte le politiche ambientali. L'autorità competente è il Ministero dell'Ambiente, che si avvale di un comitato tecnico. Devo dire che quando si è scritto il decreto 190 del 2010, come regioni ci siamo battute perché ci fosse un rappresentante per singola regione, perché all'inizio si pensava ad tre rappresentanti per quanto riguarda le regioni. Quindi nel comitato tecnico vi è un rappresentante per ciascuna regione, oltre ovviamente alla la rappresentanza dell'amministrazione centrale. Qui oltre al Ministero dell'Ambiente c'è una sfilza di altri ministeri e poi anche gli enti locali, quindi l'ANCI, se sono i 152 sono riportati tutti i rappresentanti che fanno parte del comitato tecnico. Comitato tecnico che è un organismo che concorre alla definizione degli atti che devono essere poi ratificati dalla conferenza sotto regioni per essere mandati alla comunità europea. La direttiva prevede delle regioni anche delle sottoregioni. Naturalmente le regioni delle acque europee, del contesto europeo, partono dal Mar Baltico, l'Oceano Adriatico, il Nord Orientale, il Mediterraneo e il Mar Nero. Ministero ha optato, congiuntamente ovviamente con le regioni, di suddividere i mari italiani in tre sottoregioni: il Mar Mediterraneo occidentale, il Mar Adriatico, che è quello ovviamente di competenza della nostra regione, e il Mar Ionio e il Mar Mediterraneo centrale. Queste sono le regioni interessate dalla strategia marina per quanto riguarda il Mar Adriatico. Come vedete, si parte dal Friuli e si arriva alla Puglia, ma non dobbiamo dimenticare anche tutti gli stati che stanno al di là dall'altra parte, i nostri dirimpettai, perché la direttiva europea parla appunto di un'integrazione delle nostre politiche e quindi della salvaguardia del nostro mare, ma considerando anche gli stati che stanno dall'altra parte. Le fasi di attuazione della direttiva, quelle in blu sono già state realizzate, quelle in rosso sono da realizzarsi. Avevamo degli step temporali ben definiti. Nel 2012 è stata consegnata alla Commissione europea la valutazione iniziale dello stato ambientale, quello che normalmente chiamiamo il quadro conoscitivo, che ha delle lacune, poi vedremo che in qualche modo come regioni abbiamo colmato, non tutte ovviamente le lacune, ma alcune speriamo di sì.
la determinazione dei requisiti del buono stato ambientale, quindi la definizione di quello che è chiamato GES, e la definizione dei traguardi ambientali, cioè degli obiettivi che si pone la direttiva. Dobbiamo e stiamo anzi approvare i programmi di monitoraggio. La giornata di oggi è proprio una consultazione pubblica per i programmi di monitoraggio che dovranno essere trasmessi a Bruxelles entro ottobre di quest'anno. L'anno prossimo dovremo elaborare i programmi di misure per il conseguimento del buono stato ambientale e infine l'avvio del programma di misure nel 2016. La valutazione globale che è stata consegnata ha considerato tre diversi aspetti: un'analisi di tutti gli elementi del mare, delle caratteristiche essenziali, lo stato che avevamo in quel momento dei nostri mari, un'analisi dei principali impatti e delle pressioni che vanno ad influire sullo stato ambientale, ovviamente della nostra regione per quanto riguarda l'Adriatico, nonché un'analisi degli aspetti socio-economici dell'utilizzo del mare, del nostro mare, e dei costi del suo degrado. Come vedete, per ciascuno di questi tre aspetti poi si scende anche nel dettaglio, perché se si va a controllare l'analisi degli elementi, delle caratteristiche essenziali, sono caratteristiche fisiche, chimiche, biologiche, tipi di habitat, allo stesso modo per quanto riguarda l'analisi delle pressioni e degli impatti. C'è tutta una lista di cose che erano da fare e quelle che è stato possibile ovviamente sono state fatte, quindi dalla perdita fisica, al rumore marino, ai rifiuti marini, all'interferenza con i processi idrologici, alla contaminazione da sostanze pericolose, l'eutrofizzazione, l'introduzione di specie indigene e le estrazioni di specie, cioè la pesca. E per ultimo abbiamo parlato del l'analisi degli aspetti socio-economici. Il buono stato ambientale. Il buono stato ambientale si basa su 11 descrittori qualitativi ed è identificato quando gli ecosistemi che compongono il nostro ambiente marino, unitamente a tutta una serie di altri fattori che vanno dai fisiografici, geografici, geologici, climatici, consentono a questi ecosistemi di funzionare a pieno. E di mantenere il loro equilibrio, anche se vi è un cambiamento ambientale che è senz'altro dovuto alle attività antropiche. L'altra cosa su cui punta è che le specie e gli habitat devono essere protetti in modo tale da evitare una perdita di biodiversità proprio dovuta alle attività dell'uomo nel in mare. E infine che gli apporti di sostanze di energia non causino effetti inquinanti, considerato anche compreso il rumore quale viene specificato. Questi sono gli 11 descrittori, come vedete è stato preso in considerazione la biodiversità, le specie non indigene, le specie sfruttate dalla pesca commerciale, le reti trofiche marine, l'eutrofizzazione, l'integrità del fondo marino, le condizioni idrografiche, contaminanti però nei prodotti di pesca, i rifiuti marini e il rumore. In fondo l'ultimo delle cose che abbiamo consegnato è la definizione dei traguardi ambientali. Ovviamente sulla base del quadro conoscitivo effettuato, per ogni sottoregione marina sono stati definiti una serie di traguardi ambientali e gli indicatori che sono associati a questi, in modo proprio da orientare gli sforzi verso il conseguimento del buono stato ambientale, tenendo conto ovviamente delle attività antropiche e quindi delle pressioni e degli impatti che sul mare arrivano ad incidere. Facciamo un passo indietro, abbiamo parlato di valutazione globale iniziale, cioè del quadro conoscitivo. Vi ho detto che c'erano delle lacune, poiché eravamo consci di questo, il Ministero dell'Ambiente ha fatto un protocollo che è stato firmato il 18 dicembre 2012, in realtà ne ha fatti tre, perché sono uno per ogni sottoregione, quindi una per l'Adriatico, una per il Tirreno e una per lo Ionio, con tutte le regioni, e questo protocollo era finalizzato a colmare le lacune informative in alcuni ambiti.
in primis gli aspetti socio-economici dell'utilizzo dell'ambiente marino e i costi del degrado. L'altro riguardava i rifiuti marini, sia sveggiati che le microplastiche che troviamo nell'acqua, e l'ultimo delle attività riguardava la distribuzione e l'estensione degli habitat bentonici pelagici. Il protocollo di intesa chiuso in questi giorni, abbiamo consegnato tutto entro la data prestabilita. Il protocollo individuava però Vistola Giulia una regione capofila e noi come Emilia Romagna avevamo l'onere e l'onore di essere la regione capofila per l'Adriatico. Il protocollo prevedeva anche l'istituzione di un gruppo tecnico per l'attuazione di tutte le metodologie e delle procedure da adottare per la realizzazione di queste attività, e nel gruppo tecnico era presente per conto della Regione Emilia Romagna ovviamente i nostri tecnici che non sono però tecnici regionali. Avevamo nominato la dottoressa Ferrari perché di mare se ne sta occupando da anni e quindi era la persona più adeguata a poter seguire questa partita, e infine una cabina di regia con funzioni organizzative di coordinamento dove la rappresentante di cabina di regia sono io per il mare Adriatico, e poi c'è un rappresentante del Tirreno e uno dello Ionio, ovviamente oltre al Ministero. Cosa abbiamo consegnato, cosa abbiamo fatto? I costi del degrado sono state ricostruite tutte le serie storiche delle spese sostenute dalle regioni riferibili alle attività che hanno un impatto sul mare per un decennio, dal 2003 e dal 2012. Quindi sono stati sfogliati gli statuti, capitoli di bilancio che in qualche modo potevano avere attinenza con questa tematica, e le spese sostenute anche dagli enti locali, in particolare per le province del triennio 2010-2012. Che obiettivo ha questa attività? Quella di strutturare in origine un sistema conoscitivo di rilevazione che sia permanente di tutte le spese ambientali e contribuire quindi all'impianto di un sistema informativo di monitoraggio degli usi economici del mare, che saranno utili poi per predisporre i programmi di misure da fare, abbiamo detto, nel 2015. Per quanto riguarda i rifiuti marini spiaggiati e le microplastiche, sono state fatte due campagne, una in primavera e una in autunno. I rifiuti spiaggiati, le campagne sono state condotte in quattro aree di indagine rappresentative, ovviamente, dell'estensione della nostra costa, appartenenti a quattro tipologie. Una era l'urbanizzata, una doveva essere vicina a voci fluviali, un'altra vicina a strutture portuali e un'altra ad aree remote. Vedete le nostre quattro aree individuate nell'ambito di un protocollo operativo esteso ovviamente dalla regione in collaborazione con ARPA. Nelle campagne è stato raccolto tutto il materiale, è stato catalogato in base alla tipologia, alla composizione, all'uso cui era destinato e al probabile comparto di provenienza, e infine è stato pesato. Tutti i dati sono stati inseriti in un database. Così è successo per le microplastiche. Le campagne sono state effettuate in concomitanza con i prelievi per l'habitat pelagico, i campioni prelevati sono stati analizzati in laboratorio, separando quindi il materiale plastico dalle altre componenti, i risultati restituiti anche questi in un database. Infine la distribuzione e estensione degli habitat pelagici e bentonici, una campagna per il bentonico, due per il pelagico. Ovviamente per il bentonico bisognava stabilire l'abbondanza e la biomassa delle comunità bentoniche, e per il pelagico due campagne di cui per stabilire l'abbondanza e la biomassa del plancton associata al rilievo però dei parametri chimico-fisici delle acque e alla determinazione della concentrazione di nutrienti. Perché questa attività? Diciamo che con questa attività abbiamo fatto un passo avanti nella conoscenza, sapendo però che le risorse sia di tempo che economiche erano limitate, ma abbiamo preferito
congiuntamente col Ministero, avere, incrementare le nostre conoscenze, quindi le nostre informazioni, piuttosto che rielaborare delle informazioni che potevamo avere già, ma che non erano magari complete. Cosa rimane da fare? I programmi di monitoraggio di cui vi parlerà, suppongo, la dottoressa Di Girolamo, e i programmi di misure. Ci tengo solo a dire una cosa, che i programmi di misure ovviamente dovranno definirsi le misure, ma è necessario tener conto di tutte le altre direttive. Io mi occupo anche della direttiva 4 acque, che come sapete per quanto riguarda il mare cioè tiene conto soltanto di 3 km, quindi bisognerà coordinare le due direttive. Concludendo, io nella mia conclusione ci ho pensato un po', credo che la mia conclusione possa dire questo, che è importante, ma questo ci è riconosciuto anche dal Ministero, un ruolo centrale del governo locale, cioè delle regioni nell'ambito della strategia marina, perché sono le regioni che in termini di conoscenza sono quelle che conoscono meglio il loro territorio, le loro peculiarità e quindi conseguentemente le problematiche che sul proprio mare ci possono essere. Un ruolo che dal punto di vista tecnico, come le regioni, una governance che è stata stabilita nel 190, c'è già, perché ribadisco, c'è un comitato tecnico dove le regioni sono presenti, ma è stato chiesto anche che ci sia un ruolo più attivo delle regioni a livello politico, e è stata fatta la richiesta di un tavolo permanente presso la conferenza ambiente ed energia di tutte le regioni che hanno il mare. L'altra cosa è l'approccio multisettoriale delle esigenze ambientali in tutti i settori, quindi dalla pesca al turismo alla navigazione, in modo che vengano definite un pacchetto di misure che sia integrato, perché mare non è solo qualità, ovviamente, e non riguarda ovviamente solo l'ambiente, ma riguarda anche tutti i settori di cui vi parlavo, e che sempre a livello locale deve partire, deve essere il focal point, il punto di incontro di tutte queste politiche. Poi però altre cose che mi preme sottolineare è che il monitoraggio, adesso partiranno i programmi di monitoraggio, quindi è un'attività che è fondamentale per colmare le lacune informative esistenti, e ovviamente si lega a quello che ho detto sopra, chi meglio delle regioni può monitorare il proprio mare. E poi che mi auspico che continui la collaborazione, ma non ho dubbi su questo, con il Ministero e con l'ISPRA, che già a partire per esempio con l'omogeneizzazione e la standardizzazione delle metodiche, ma avremo tanto altro da poter discutere insieme. Vi ringrazio.